Staccare la spina al governo Draghi significa anche non dare risposte agli italiani sul salario. Questa è la posizione assunta dal ministro del lavoro Andrea Orlando, esponente della sinistra del Partito Democratico, ospite lunedì sera a Viareggio agli incontri del Principe, organizzati dal Grand Hotel Principe di Piemonte sul palco di Piazza Maria Luisa. Il primo tema toccato dall'inviato del giornale Stefano Zurlo non poteva che essere la crisi politica, alla vigilia del voto di fiducia in Parlamento in agenda mercoledì. Però se dovessi dare un giudizio, vedo un'attenuazione del maltempo, ecco, se non parlerei di schiarito. ma da qui a mercoledì la cosa credo possa evolvere in modi diversi. L'unica cosa che mi pare chiara è la posizione del Partito Democratico, che ha ribadito l'esigenza di mettere Draghi nelle condizioni di andare avanti. Ritrovare stabilità politica è l'auspicio di Orlando per portare a termine gli ultimi compiti di questa legislatura. Noi adesso dobbiamo fare essenzialmente un paio di cose: approvare la legge di bilancio, perché in questo momento è importante mettere in sicurezza dal punto finanziario il Paese, mettere a terra i progetti del PNRR che hanno come scadenza il 31-12, e poi c'è la questione dell'agenda sociale che è sul tavolo. Cioè, secondo me la cosa più importante che preoccupa di più gli italiani, lavoratori dipendenti, ma non solo, che è il livello salariale.